Federico Furlan, ancora una vittoria, ancora in trasferta, il culmine di una bella prestazione e anche il gol. Sì, abbiamo fatto una buona partita e sì, dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita perché in questo campionato è importante la continuità e quindi sempre portare a casa punti utili per raggiungere un obiettivo. Partita sbloccata subito, anche grazie al rigore di Falletti. Poi una fase del primo tempo in cui al mister non siete piaciuti. Sì, forse ci siamo abbassati un po' troppo, c'era tanta intensità nel primo tempo e non siamo andati. Nei primi minuti abbiamo trovato tanto la profondità, poi ci siamo incapponiti a cercare sempre la palla centrale, però poi nel secondo tempo è venuta fuori la qualità della Ternana. Che cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto l'atteggiamento da squadra, comunque siamo sempre corti tra i reparti e pronti a ripartire e aiutarci uno con l'altro. Il prossimo avversario è la Virtus Francavilla. È una partita forse la più difficile perché è una squadra secondo me sottovalutata, ma con ottimi giocatori che in trasferta fa benissimo e quindi dobbiamo stare attenti perché è un turno infrasettimanale e dobbiamo portare comunque affrontarla nel migliore dei modi e portare punti a casa. Ultima domanda, hai una dedica per il gol? Sì, per mia figlia Allegra che è nata il 21 È nata a ottobre, Terni, lo ricordiamo. sì, a Terni, e questo gol va a lei.